Ne avesse avuto la possibilità anche la statua di Umberto Saba, questa mattina avrebbe fatto due passi per i negozi del centro usufruendo della prima giornata dei saldi estivi. Nemmeno i 27 gradi di questa prima parte di sabato 2 luglio ha frenato il popolo dello shopping e talvolta gli addetti al trasporto dei sacchetti, alias mariti e fidanzati, a riempire vie e negozi del centro città per andare a caccia di articoli a buon prezzo, volgarmente chiamati affari. Qualche buon acquisto? Sì. In un altro negozio non ho trovato purtroppo niente. Presi d'assalto in particolare negozi dotati di aria condizionata, ma sia per loro che per gli altri, i primi numeri indicativi del via vai degli acquirenti si possono ritenere soddisfacenti. Ma come per la vucciria di Guttuso, gli attori di questo quadretto sono i clienti che, stando alle prime passeggiate nel circuito dello shopping, giudicano con favore la prima giornata di sconti. Sto iniziando a dare un'occhiata, ma i negozi sono pienissimi, file allucinanti e quindi sto un attimino valutando. Ma sicuramente per la gioia del mio fidanzato troverò tantissime cose da comprare. No, ho visto tanta gente in negozio. Tutti i negozi che sono stata ne ho visti sempre abbastanza pieno. Ma qualcosina sì, i negozi sono abbastanza pieni, almeno se andate in un paio era pieno di gente, dovevi un po' spingere per passare, però affari qualcosina, non tantissimi in realtà. A Saba sarebbe rimasto solo da comprarsi una pipa, chissà se in saldo, ma buon per lui che è rimasto all'ombra tutta la giornata.